si parla di cameriere. Cameriere moldave, cameriere lombarde, cameriere sarde, cameriere catalane, cameriere al singolare diventa maschio, non va bene. Quasi tutte queste poi fanno altro, maestre di yoga, cacciatrici di teste, madri, poete, puttane, professoresse. Nessuna cameriera è cameriera, lo attesta Sartre. Nessuno è niente, ciascuno solo fa. Forse il fare con l'essere fa pandan, l'être e le néant, ma non è detto. E non va detto che a me piacciono le cameriere, così generalmente, perché uno, maschilista, due, banale dell'immaginario maschile, tre, etero borghese, quattro, classista, cinque, stupido, sei, controproducente, sette, antiquato, otto, altre orribili cose, nove, tanto le cameriere con me non ci stanno, dieci, eccetera. Quindi non dirò mai, e poi mai, che così generalmente a me piacciono. Gli opposti si congiungono, sai che non sono opposti, non lo sono stati mai. Sento in me un desiderio fisico, carnale, così forte che nessuna donna potrebbe placarlo con la carne. Il cerchio si chiude, perché mai fu aperto. Angelica accorre con cosce nuvole, con fica amare odorosa. Davvero sanno i morti di violette. E alba il crepuscolo che avvolgo in me, risorgono i gatti dai cigli d'asfalto, dirado con braccia non mie il buio che non c'è. Nessuno ha avuto nulla mai se non questo sogno che io da tanto conosco. Bravo!